Esatto, cioè è partito, è benvenuti nell'ultima serata di Sanremo che si apre con questa. C'è stato, come sai, Baby, c'è stato, c'è una special guest questa volta che è Baby, che adesso non si fa vedere in telecamera, però comunque. In pratica c'è stato all'inizio, ecco, lo commenteremo insieme, c'è stato l'inno d'Italia, così per dare un po' una cosa per unire le pecore, l'inno d'Italia, eccetera, eccetera. Quindi andiamo avanti. E già questo insomma è molto significante. Andiamo avanti e poi c'è stato questo, diciamo, come dire, questo ripetersi del giallo e del blu. Queste sono due rose che questo cantante, questo zombino qua è giallo e blu. È molto magari è sfuggito che anche il vestito della Ferragni col Virus, c'era la palletta, vabbè, Baby non mi sta seguendo più ormai. E però anche il No, non ti vestito. seguo. Anche il vestito di questa qua era giallo e blu come l'Ucraina, e vabbè. E qui l'orecchino. Ti piace questo orecchino, baby? Cioè, c'è questo orecchino un po'. Giallo, No, è rosso, un orecchino un no, po' blu. a forma di nemico invisibile. Questo qua. Lo vedi? Insomma, per prendere per il Sì. culo un po' le pecore. Si vede un po' il V, che non si può dire, no? Il nemico invisibile, no? Comunque, poi ci sono stati i Depeche Mode, amore mio, bellissimi, ancora sempre giovani, il tempo non passa per i rettili. E poi questo ha cambiato vestito, sempre giallo e blu, l'Ucraina, sempre il virus però è rimasto. E poi, come ben sappiamo, ha vinto il Sanremo, questo Gaio qua, questo qua, no? Diciamo, che Marco Mengoni fa finalmente coming out, stavo leggendo io non lo sapevo che lui è un Gaio. Bellissima intervista rilasciata a 7 al Corriere della Sera. Marco Mengoni ha fatto coming out e ha dichiarato di essere fluido. Noi invece siamo solidi, siamo delle merde e lui e loro sono fluidi. Ecco, minchione, è Mengoni che ha vinto. A chi l'hanno dato la vittoria? A un Gaio fluido, non solido, stronzo come noi. E anche lui ci invita a fare il succo magico. Come vediamo qua, e perché anche lui ha contratto il cogliona e il minchioni. Poi vabbè, c'è stata questa immagine che tutti abbiamo visto, questo qua, abbiamo visto tutti questa bellissima immagine su Rai 1 che paghiamo tutti, bellissimo. E poi con la lingua, il bacio è stato con la lingua, io È vero? all'inizio non me l'ero accorto, ma cioè, il bacio è stato con la lingua, quindi roba buona. Poi c'è stato questo zombie qua che a te piace tanto, che secondo te mi hai detto che è la cantante del momento. Non so che mi hai detto, che è molto No, molto. del momento, a me Ti piace? A te piace? Questo col sole qua, Lucifero, eccetera, eccetera, questa immagine così da zombie. E poi è arrivato il tempo del Bafometto. Lei si è messo proprio il Bafometto qua, l'ha appeso qua. E queste sono le corna e queste sono le orecchie del Bafometto. Beh, in teoria ci sono una donna con delle tette così. Però il Bafometto, insomma, è molto chiaro. Andiamo avanti. E poi questo avanzo di galera, non so, si è messo a cantare. Questo è il sistema. E gli avanzi di galera sono reveriti e promossi. E noi normali, ovviamente, finiremo in galera. Quella saetta di Lucifero, la luce. E poi c'è stato questo orangotango, amore, mi stai seguendo? C'è stato questo orangotango a un certo punto. Come si chiama questo? fantastica. Fantastica? Che cazzo è questo? Ma è un trance, cazzarola. Per questo c'è tutta una roba un po' così. Dai, lasciamo perdere. E poi c'è stata questa strega qua, a un certo punto. Ana Hoja. Anal Hoja. Puoi andare in bagno in diretta? Prego, fai. E sono stato abbandonato tutto ad un tratto. E poi in questo Sanremo vedevamo che quasi tutti devi truccarti, ma ti stanno vedendo adesso, forse non hai capito. No, Truccarti, ma che cazzo sta a dire? Io non l'accetto il trucco, quindi mi vedo. No, truccalo sbagliato. ti stanno Truccalo. sentendo. No, 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 non puoi dire. Vado in bagno, si dice, non è che devi dire i dettagli. Quindi croci dappertutto. Voglio apparire. Croci da. Stai apparendo, infatti. Guarda, io ti faccio vedere che in questo momento tu sei là. Guarda, guarda, stai lì. Guarda, 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 guarda,
Lo cancelli, certamente. Intanto, ecco, questo qua è un altro che praticamente. Sai cosa ha fatto questo amore? Segui, mio amore. Ma mi sono perso. Ah, questo qua. Sai che ha fatto questo amore? Praticamente ha messo due croci qua come tanto. Vabbè, ciao. No. E poi lo vedi il video. In pratica, questo qua c'aveva sta cannuccia con se stesso, perché lui è Dio, ovviamente, una specie di immagine così, un'icona così di un santo, con la sua immagine, e l'ha messo lì come portafortuna. Cioè, lui chiede così a se stesso di vincere. Insomma, cioè, lui è Dio, insomma. Bellissimo, ma queste sono cose che ormai. Ma che ne sappiamo noi? Cambia vestito di nuovo la scopa. E questa volta ci mette la pace, la colomba. E altri orrori, bianco e nero, massonici, eccetera, eccetera. E poi toglie la parte di sopra, rimane solo la scopa e basta. E questo è stato Sanremo. Arrivederci e grazie. Per fortuna è finito, questa è l'ultima serata. Vediamo come si stoppa sta roba. Ciao.